Que demandez-vous? Miséricorde. Levez-vous. Parlerò ancora e non tacerò. Dirò all'orecchio del mio Dio, mio Signore e mio Re che sta nei cieli. Se è tanto grande e sovrabbondante, o Signore, la dolcezza che hai preparato per coloro che ti temono, che cosa sei tu per coloro che ti amano e per coloro che ti servono con tutto il cuore? Davvero ineffabile è la dolcezza della tua contemplazione che tu concedi a coloro che ti amano. Ecco dove massimamente mostrasti la soavità del tuo amore per me. Non ero e mi hai creato. Mi ero allontanato da te e tu mi hai ricondotto a servirti. Infine mi hai comandato di amarti. O fonte di eterno amore, che potrò dire di te? Come mi potrò dimenticare di te, che ti sei degnato di ricordarti di me dopo che mi ero perduto nel marciume? Hai usato misericordia con il tuo servo al di là di ogni speranza. Gli hai offerto grazia ed amicizia al di là di ogni merito. Che cosa mai potrò dare in cambio di un tal beneficio? Giacché non a tutti è concesso di abbandonare ogni cosa, di rinunciare al mondo e di scegliere la vita del monastero. È forse gran cosa che io serva a te, al quale ogni creatura deve servire? Non già il servirti mi deve sembrare gran cosa, piuttosto mi deve sembrare grande e meraviglioso che tu, unendolo ad eletti tuoi servi, ti degni di accogliere quale servo uno come me, così misero e privo di meriti. A te appartiene chiaramente tutto ciò che io posseggo e con cui ti servo, e invece sei tu che mi servi più di quanto io non serva te. Ecco, tutto fanno prontamente, secondo il tuo comando, il cielo e la terra che tu hai creati per servizio dell'uomo. E questo è ancor poco, che anche gli angeli li hai predisposti per servizio dell'uomo. Ma al di sopra di tutto ciò sta il fatto che tu stesso ti sei degnato di servire l'uomo promettendogli in dono te stesso. E io che darò in cambio di tutti questi innumerevoli benefici? Potessi stare al tuo servizio tutti i giorni della mia vita, potessi almeno riuscire a servirti degnamente per un solo giorno. In verità, a te è dovuto ogni servizio, ogni onore e ogni lode in eterno. In verità, tu sei il mio Signore, ed io sono il tuo misero servo, che deve porre al tuo servizio tutte le sue forze senza mai stancarsi di cantare le tue lodi. Questo è il mio desiderio, questa è la mia volontà. Degnati tu di supplire alle mie deficienze. Mettersi al tuo servizio, disprezzando ogni cosa per amor tuo, è grande onore e grande merito. Infatti, coloro che si saranno sottoposti spontaneamente al tuo santo servizio avranno grazia copiosa. Coloro che per tuo amore avranno lasciato ogni piacere della carne troveranno la soave consolazione dello Spirito Santo. Coloro che per il tuo nome saranno entrati nella via stretta, lasciando ogni cosa mondana, conseguiranno una grande libertà interiore. Quanto è grato e lieto questo servire a Dio, che rende l'uomo veramente libero e santo. Quanto è benedetta la condizione del religioso servizio che rende l'uomo simile agli angeli, compiacenza di Dio, terrore dei demoni, esempio ai fedeli. Con indefettibile desiderio dobbiamo dunque abbracciare un tale servizio che ci assicura il sommo bene e ci fa conseguire una gioia perenne.
senza fine. Benedicite voi.